dei film. Allora, che... ultimamente mi sto dando alla terraristica, troppo lontano. Veramente? Nel senso che... Sì, non troppo seriamente, però è una cosa di cui ho parlato con la mia ragazza e quindi ti sei data la terraristica. Nel senso che io da quando ero ragazzino, avevo degli insetti stecco. Ho sempre avuto una grossa passione per gli insetti, ok? E li ho riavuti in altre fasi della mia adolescenza, soprattutto a un certo punto li ho regalati a una mia ex che poi me li ha lasciati di nuovo quando mi ha mollato, sai, queste storie adolescenziali un po' tristi. Le ha regalato degli però, insetti comunque... stecco. Sì. Tieni, ti amo. Ecco delle creature. Io comunque ho dovuto googlare terraristica, quindi spieghiamo cosa, perché l'ho dovuta googlare in questo momento. Vabbè, terraristica in minza. Chat dicono, scusami, avevo capito la terroristica, pensavano che stesse prendendo... Beh, anche il terrorismo, possiamo anche parlare di quello se volete, il mondo sovvertivo non mi dispiace, però parliamo di Terrari. Parliamo di Terrari, perdone. Sì. No, Terrari, raga, fare dei terrari, tenere delle teche in cui stanno degli animali vivi, questo è il mood. Io ora come ora vi dicevo, avevo degli insetti stecco eccetera, sono stati l'innesco per ricominciare di nuovo, ne ho presi alcuni l'anno scorso, due specie diverse, ho costruito un terrario per la mia testuggine che non aveva un terrario, in questi giorni sto costruendo un terrario in cui voglio mettere dei gechi. E poi ultimamente sto comprando altri animaletti, ho comprato un insetto foglia, ho comprato dei mille piedi giganti africani. Dove si comprano queste simili creature? Le creature oscure si comprano su siti specializzati, in negozi specializzati, oppure nel floridissimo mondo degli allevatori amatoriali, che, soprattutto per quanto riguarda gli insetti, vivono tantissimo di interscambio e interconnessione. Esistono gruppi Facebook, forum e tutta una serie di cose, dove la gente si scambia le uova della specie particolare di insetto stecco del Sudafrica. Okay. Che ha quelle alucce verdine così carine. Certo, sì, poi ci sono gli insetti foglie, tutte le loro varianti, sono gli insetti foglia secca, c'è il mondo delle mantidi. È un mondo che fa intrippare tantissimo. Su YouTube, se volete perdervi, esiste gente che fa allestimento di queste cose fichissime. Terrari, i terracquari fatti per ospitare le rane, toro, quindi enormi cose di 2 metri per 2, riempite di cose pazzesche, e c'è tutta una tecnica anche per farli e per produrle queste teche, e in questi giorni mi sto dando al produrne una da mettere qua, proprio, esatto, in un cassettone che non vedete, per prendere dei gechi per gestire il surplus degli insetti stecco, perché purtroppo i miei insetti stecco, soprattutto una specie che è partenogenetica, cioè non ha bisogno di accoppiamento per fare uova feconde, è veramente fuori controllo. Cioè, io sono partito da 7 e sono a tipo diverse centinaia ed è passata una generazione sola. Se non prendo provvedimenti, la cosa diventa problematica per l'ecosistema della Bergamasca. Incredibile, quindi adesso liberi dei gechi che vanno là a scannarsi. Sì, l'idea è quella. E inizia una guerra. Vabbè, senti, mettitelo dietro quando streammi, la gente di Regio Empire, se dietro intanto... Stupendo. Sì. Stupendo. E quindi ti devi prendere cura agli insetti, tipo, cioè, perché sai, uno si prende un animale, passami il termine, normale, e gli dà da mangiare le crocchette. Uno prende un insetto e gli dice: ecco qui, ti sto dando. Che cosa gli stai dando? È più facile così, mangiano vegetali la maggior parte degli insetti. Okay. La maggior parte, dico, perché poi vabbè, può essere molto variabile. Tipo le mantidi si mangiano altri insetti, però gli insetti stecco e tutta la schiatta dei fasmidi, che quindi sono insetti stecco e insetti foglia nelle loro mille varianti, mangiano foglie, in particolare di solito rovo, mora, lampone, rosa. Ok. Queste cose, tu tagli dei rametti, li metti nella loro teca con dell'acqua, li lasci lì e durante la notte loro vanno lì e si mangiano le loro cose. Devi stare attento semplicemente che abbiano abbastanza cibo per non morire, io ogni tanto li tengo a stecchetto sperando che qualcuno muoia, visto che sono già troppe. E poi devi spruzzarli, ecco, quest'altra cosa che sembra stupida ma non lo è. La cosa quotidiana vera non è dare le crocchette, ma è spruzzare con un nebulizzatore dell'acqua perché ci sia dell'umidità adatta all'interno delle teche dove stanno. Okay. Ma quanto può essere strano per un insetto che somiglia a una foglia mangiarsi una foglia? Cioè, un po' come mangiarsi... Si potrebbe scrivere un pezzo surreale bellissimo su questa cosa, effettivamente. Cioè, come mangiarsi un... mangiare tua madre poi, perché è molto più grossa di te, magari, quindi la puoi proiettare. Come mangiare una gigantesca scimmia, qualcosa di molto simile, ma un po', perché secondo me dal punto di vista di un insetto foglia, cioè tu li vedi molto simili, ma un insetto foglia non è che va là da una foglia e dice: io sono uguale a quello, ci beviamo una cosa, oh che gaff, e poi dice: non hai capito, sono andato a provarci con una,
E invece, è una foglia, è una sommagnata. Cioè, gli insetti sono abbastanza coscienti della differenza tra loro e il loro cibo. Ma, no, guarda, non è detto, in realtà gli insetti sono degli animali di una stupidità rara, nel senso che sono super legati ai loro bisogni primari e basta. Quindi certo, una volta che li metti fuori dal loro contesto standard, non giocano molto Jove poco, Empires. Non giocano i Jove Empires, continuano a muoversi in modo folle finché non pensano di essere al sicuro, sono strani. Okay. No, non sono, sicuramente non sono intelligenti, sono molto belli da osservare, ma sicuramente non sono intelligenti. Se volete un animale intelligente, prendete un pappagallo o un cagnolino. Ma tra l'altro, però non cosa... tutte le specie. I pappagalli c'hanno la cosa che, vabbè, a parte che leggevo un tweet recentemente, che citare tweet è sbagliato, ma l'ho letto da troppo poco per non dirlo, che diceva che forse ci soffermiamo troppo poco tempo a pensare al fatto che i pappagalli parlino, che comunque sia, è abbastanza estremo che un uccello possa dire «Bentornato!» come... Sì, più che altro ci sono certi pappagalli, mi è capitato, che parlano davvero, nel senso che hanno qualche diversa interazione possibile. Sai, uno pensa sempre all'innesco standard, la storia di mia nonna, di quella che di fianco casa qui aveva il pappagallo sulla gabbia che diceva «Bella figa!» ogni volta che lei passava. No. Ok, dici innesco standard, passa una tipa, il pappagallo parla. Però invece capita che tu entri e ti saluta, esci e ti saluta in un altro modo. Cioè, e quello è veramente misterioso, secondo me, è molto sì, potente, le capacità di condizionamento uomo-animale. Quando sali a livello di animale, probabilmente da insetto a un'altra cosa, ci sono molti più livelli di quelli che noi banalmente percepiamo. E poi i pappagalli, mi sa che ci stanno un sacco di specie di pappagalli che a sorpresa campano tipo 90 anni. E quindi, cioè, in realtà tu tipo ti prendi un pappagallo e poi quello ti seppellisce. Sì, lo passa ai tuoi, sì. Si fa ancora 30 anni dopo con tutta un'altra... Si fa tutta un'altra vita dopo di te. Figli a dire ancora, figli. Bella figa! Cioè, la vicina di casa di tuo nonno. Probabilmente poi quel pappagallo continuerà a dire bella figa a almeno un'altra generazione di persone. Bello però, dai. Bisognerebbe tutelare i pappagalli, fare il pappagallo di cittadinanza, non lo so. Ogni comune fa una voliera piena di pappagalli che dicono la verità. Guarda, a Roma abbiamo una quantità di pappagalli di cittadinanza che non hai idea, ci saranno 10 milioni di pappagalli a Roma. La leggenda vuole, venuti negli anni 80 ai mercatini vari, poi scappati e si riproducono tantissimo. Se vai in alcuni punti chiave ci stanno veramente milioni di pappagalli. Sono quelli verdi? Sì. Sì. Ecco, io ho dei ricordi ad Amsterdam in cui a un certo punto ho cominciato a ripetere ossessivamente parrocchetti verdi perché i miei amici non credevano che ci fossero, ma io invece li avevo visti, perché evidentemente colonizzano tutte le città d'Europa i pappagalli verdi. Vedi, buon per loro. Tranne Bergamo. Quando arriveranno a Bergamo la civiltà occidentale sarà finita, dai, diciamo. Forse devono essere posti caldi, mi sbilancio, faccio questa analisi molto... Ma Amsterdam non è mica un posto caldo, vecchio. No, in effetti... No. In effetti zero calda Amsterdam, non lo so, però sì, i pappagalli. Il mio animale ideale è però la tartaruga gigante, perché mi piace l'idea dell'animale che c'è quando nasci e c'è quando muori. Cioè, nel senso che alla nascita ti viene assegnata la tua tartaruga e poi quando 90 anni dopo crepi, quella ancora si fa 10 anni. Cioè, ti vede nascere e ti seppellisce. Lo trovo una cosa bella storia, le tartarughe sono fichissime. Come ti dicevo, io ne ho una di terra che ha una storia buffa del tipo che me la sono ritrovata in mezzo ai piedi in cortile. Nel senso davvero che ero fuori a fare delle cose e guardo a terra e c'era questa tartarughina. Quindi... E forse la tartaruga ha questo potere mistico su tanti, evidentemente. Sì. Ce n'era una in fondo alla via, dove ci andavo sempre con l'altra nonna, vabbè, a darle da mangiare. Quindi forse anche per me vuol dire che c'era prima di me e ci sarà sempre a osservarmi questa tartaruga che cresce. Vedi, bello. Quindi tartaruga come animale totemico. D'altronde il genio delle tartarughe, che molto citate, non è il genio delle tartarughe a caso. No, tutto torna. La tartaruga è un animale... potente e mitologico. Tutto torna. Tutto. Senti, in chat chiedono se hai avuto anche delle scolopendre. No, non ho mai avuto delle scolopendre, sono un po' più pericolose, sono più vicine al mondo dei ragni rispetto agli insetti che tengo io, nel senso che, non so se lo sapete, raga, ma c'è gente che alleva tarantole splendide in spazi minuscoli. Cioè, no. La tarantola non è un animale che ha bisogno di tanto spazio, quindi bastano delle scatolette di 20x20 centimetri e in cui fanno selezioni specialissime della tarantola dorso blu, piuttosto che... Vabbè. E quindi le scolopendre somigliano un po' di più a quel tipo di animali lì. La differenza grossa è che queste non gli metti il rametto, ma gli devi mettere l'animaletto.
tipo che il spesso, topolino. Se è particolarmente grosso gli metti il topolino, se no gli metti l'insetto. Spesso, credo anche le scolopendre, però se non è vivo non se lo mangiano, perché hanno bisogno di sentire la... Sì, me ne parlavano amici che avevano un pitone, sai, quelli con il classico serpente, il pitone, che poi ti raccontano tutti quanti la storia. Mi sono svegliato una notte, ce l'avevo a fianco nel letto perché stava prendendo le misure per mangiarmi. E tu dici, ma può essere che il 100% delle persone hanno avuto la stessa esperienza o mi state a raccontare tutti la stessa cazzata? La verità, secondo me, sta nel mezzo. Te lo danno nel pacchetto iniziale quando compri il pitone. Devi dire questa storia. Esatto. La leggi, la impari e poi la immagini. E al pitone gli devi dare i topi vivi, che comunque è mezzo triste, che comunque sto topolino preso per la coda e fa squit squit e poi lo vedi là che sta... No, non è mezzo triste, immagino che ci sia gente che abbia anche del piacere a osservare, certo, questa cosa. Certo, nel senso che alla fine i documentari sugli animali questo sono, cioè, tutti hanno questo pattern di base di ripercorriamo la catena alimentare di uno che mangia un altro, che mangia un altro, che mangia un altro. Ci intrattiene, certo, la morte delle bestiole. Alla fine di tutto ci siamo noi a fare, eccoci, a noi nessuno, bella raga, ci mangia. Quasi nessuno ci mangia, poi ogni tanto quando ci avventuriamo nel posto sbagliato può darsi che un orso ogni tanto ci mangi, o uno squalo. Ai ai ai. È raro però, dai, su. Mi piace sempre minimizzare i rischi naturali, perché spesso invece nella mitologia sono ingigantiti. Sono una persona a cui piace la natura e starci in mezzo. Appunto, star nei boschi vestito da orco mi ha insegnato che il bosco non è un posto così pericoloso. No, ecco, diciamo che il bosco è uno di quei posti, la montagna è uno di quei posti in cui se ti succede qualcosa si può dire la frase te la sei andata a cercare. Molto spesso sì. Da dei lupi devi proprio farti mangiare da dei lupi, è molto difficile che vengano dei lupi a mangiarti. Questo, visto che siamo su Twitch, diciamo con tutto il rispetto per le vittime di attacchi di lupi, che figurati, rispettiamo l'associazione, ci mancherebbe. Certo. Ci mancherebbe altro. In Abruzzo c'è pieno, immagino, di comitati locali. Guarda, che si salvano. No. Lupo della Maiella, assassino dell'81. Guarda, non conosco nessuno che abbia una storia di un attacco di lupi. Però mo se lo ritrovo faccio vedere, Stefano, se intanto c'è una domanda, il video di un ragazzino se vieni mangiato da un lupo ti chiedono com'è rivestito, così, esatto, per dire che te la vai a cercare. Allora... Vai, Steph, scatena la chat, è il motivo per cui hai pagato tutti quei soldi. Ma che devo dire, non stiamo dicendo viva i lupi, dicono. Viva i lupi, il nostro animale nazionale. Oh, ma comunque, è vero, i pappagalli che parlano sono strani. Cioè, chissà che se potessero esprimere le proprie opinioni, cosa direbbero? Se potessero fondare un partito. Infatti, forse... Un consorzio. La libera associazione dei pappagalli parlanti. Ecco qui. Questo... Cos'è, il video di un lupo? No. Ah, questo sì, questo è quello dell'orso. Questo è incredibile. Questo è un padre che sta riprendendo il bambino e quello dietro. Questi sono italiani, sulle Dolomiti. Oh. Sì, c'è sta cosa che non devi fare movimenti bruschi se c'è un orso che ti vuole mangiare. Ma non era la cosa di fingerti morto, poi, tra l'altro? C'è questa leggenda, sapevo, sì, in effetti sì. Non è vero. Devi spostarti in maniera gentile senza renderti aggressivo verso di lui. Guarda che si è messo pure in piedi, cioè guarda che c'hai tanta paura. Pazzesco. Mamma Pazzesco. Mia. Questo in Italia. Ma c'era anche uno con un puma, mi ricordo che... Ah sì? E faceva la stessa, cioè non in Italia però, mi sa in America, uno stava facendo jogging. E c'era questo puma che a un certo punto, cioè, lo comincia a inseguire perché lui era passato vicino ai suoi piccoli, diciamo. E quindi questo puma ogni tanto faceva degli scattini, però andava piano come l'orso e lui ogni tanto... È che questo mi fa impressione perché correva. Comunque sono... Sì, c'è. Cioè, in Italia, c'è un puma, oppure quelli che vedi le tigri in India, dici, ah minchia, guarda l'India che posto. Qua tu comunque ti fai un giro sulle Dolomiti e ti spunta questo e tu fai tipo, oppa... Poi comunque non è che stanno andando in posti estremi, il ragazzino è vestito tipo da città, c'ha le scarpe da ginnastica. Adesso no, infatti non mi sembra un... sapresti fare basta allo scelto. Poi dura un sacco, cioè dura tipo, quant'è, 7 minuti che c'è scritto lì? No, 3 minuti, no, 3 minuti. 3 minuti. E poi dopo però l'orso ormai era in fondo. Sì. Bello. Però ecco, sì, neanche così, neanche se gli vai letteralmente in bocca te magna.
quindi immagino... Vogliate bene agli orsi, su. Poi io ho un orso tatuato sul petto, quindi ci sono di parte. Tra l'altro, tra l'altro. Scusate. Quindi scusate, dalla parte degli orsi. Si parla di orsi. No, certo. Dalla parte degli orsi. Hai fatto bene a dircelo. Stand the bear. E invece, così adesso per il karma verremo mangiati da degli squali, sicuramente, che invece non sono altrettanto amichevoli. Anche se forse in realtà te la devi cercare pure con loro. Sì, allora... tipo devi andare tagliato, cose del genere. Ti faccio vedere il puma. E vediamo sto vediamoci puma. Sto puma. Vediamoci pure il puma. Allora. Che è tipo così, questo vi parla, dice vai via così. Però adesso dura un botto, dura 6 minuti e c'è questo piccolo puma. Molto più longilineo di quello che mi sarei aspettato, questo puma. Ma lui sta a fette o in bici? A piedi? No, a piedi però va... cioè, cammina senza mai dargli le spalle, quindi lo sta filmando per questo. E c'è sto puma che è minaccioso, cioè per 6 minuti, cioè immagina... 5. Immagina 6 minuti con sto coso che ti viene incontro. Tra l'altro, Stefano, bravissimo che sei riuscito a inserire così la pubblicità che dovevamo fare alla Puma, che ci dà 4.000. Hai visto? Guarda. Questo fa paura, però, scusami, abbi pazienza. Guarda questo... che roba. Ulala. Ma poi, in che modo lo carica? Stranissimo, hai visto? Sembra tipo una foca. Sì. Sembra tipo una foca. Cioè, proprio ci dicono rapone almeno a schermo intero, però dovevamo anche fare pubblicità sia a GoPro che a Muschio Selvaggio, che stanno là di fianco, che entrambi ci pagano decine di migliaia di euro per apparire su Tintoria. E anche al mio canale che sta qui. Eccolo qua. questa parte Big Marchetta by Rapone. Questa parte poi quando lo ricarico te lo taglio.